Adesso c'è l'intervento del deputato Buonanno. Prego. Deputati, No, beh, cortesemente. se questo è il clima, allora io non Prego, parlo no, no, più. prego, No. deputato, vada avanti. Ogni volta che cerco, cioè mi alzo in piedi, ma è la stessa cosa di quando sono seduto, però tutti cioè, posso parlare anch'io o no? Deputato, direi che è il caso di iniziare Bene, l'intervento. allora, innanzitutto al collega Baldelli va il premio del tappabuchi perché, come ha detto prima il mio collega Fedriga, è bravo perché lui ha visto che non c'era la gente, se si andava a votare probabilmente andavano sotto e quindi lui ha fatto quello che si chiama il tappabuchi, Il quindi facciamo deputato come. Baldelli, mi scusi, aveva diritto al suo intervento, quindi Posso poi chiamarlo come utilizzo. tappabuchi nel senso, in No, senso. non credo sia il caso. Comunque No, andiamo ma in avanti. senso positivo perché lui è un bravo deputato che sa come funziona il Parlamento. Mentre a riguardo di quello che sono le problematiche dell'emendamento. Io vorrei risottolineare ancora una volta, perché ci siamo parlati anche fuori dall'aula, in transatlantico, con alcuni colleghi, dove alcuni colleghi ci hanno detto: ah, ma voi parlate delle pensioni d'oro, però non è questo il momento per farlo, ci deve essere un provvedimento specifico, eccetera, eccetera, eccetera. Però in quest'aula ormai ogni volta che si affrontano problemi importanti c'è sempre una scusa per rimandare. Allora, in effetti qua. In quest'Aula siamo invasi dalle lobby, c'è la lobby di chi vuole una cosa, c'è la lobby che vuole un'altra, c'è la lobby dei sodomiti rappresentata da Sinistra e Libertà, c'è la lobby di chi ovviamente cerca di. Posso parlare, Presidente? Prego. Sì, è iscritto a parlare. Prego, deputato Buonanno, andiamo avanti. Dicevo, è piena di lobby, quindi di fonti di potere di chi cerca di difendere qualcosa.